Le contrade dell'Etna quest'anno si distingueranno soprattutto per l'affluenza di pubblico. Inaspettata, incredibile, nessuno poteva aspettarsi un flusso di questo genere e qualcuno si chiede come mai. Beh, non c'è da stupirci perché l'Etna, ormai lo sappiamo, è il terroir più ambito, più alla moda di questi ultimi tempi. Contrade è sempre una grande opportunità, io ho avuto la fortuna di frequentarla in questi ultimi anni e devo dire che un'occasione del genere non va assolutamente trascurata. Poter incontrare tutti i produttori o quasi tutti i produttori di un territorio così importante e in forte crescita come quello dell'Etna è un'occasione unica e straordinaria. Oggi abbiamo qui enologi, giornalisti enogastronomici, certo, che vengono da ogni parte. Veramente del pianeta Terra. E oggi si parla appunto non più di isola nell'isola come Etna, non più di arcipelago di isole e neanche più di continente, si parla di pianeta Etna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che veramente qui c'è un laboratorio naturale che i bravi enologi, come ce ne sono, come diceva Michele prima nell'Etna, si possono veramente sbizzarrire a sperimentare e a creare sempre prodotti, certo, diversi da di loro ma sempre di qualità. Ma è verissimo, perché questo è un territorio particolare che ti mette a disposizione tanti ingredienti, dal terreno al clima, all'altitudine, le temperature. È un territorio che ti mette a disposizione praticamente tutto. La nuova location è sicuramente valida, purtroppo il tempo oggi è inclemente, ma in ogni caso è sicuramente una scelta indicata e certamente idonea, tempo permettendo. Un grande complimento agli organizzatori perché sicuramente hanno interpretato in una chiave nuova, diversa, anche quest'anno sono riusciti a dare un imprinting e la possibilità di concentrare una selezione di vini di un territorio che è veramente speciale ed è veramente unico nel suo genere. Ci sono sempre più aziende che partecipano, questo è un dato di fatto, questo vuol dire che l'Etna continua ad attrarre nuove aziende, nuovi investimenti e nuove persone, uomini che hanno il desiderio di vinificare in proprio. Allora, questo è un evento particolare, molto importante per me. Metto questa in mia agenda già un anno prima. Fate squadra, questo è il mio consiglio, fate squadra, perché solo facendo squadra si vince. Non si può affrontare un mercato come quello di oggi, che è un mercato globale, internazionale, senza fare squadra. Naturalmente i mass media, i giornali, le riviste specializzate hanno dato una buona mano a questo territorio ed è giusto che si riscontrasse, diciamo, una risposta di questo genere. Ho visto con piacere che hanno rispettato tutti l'impegno di far assaggiare soltanto l'annata 2016. Non tutti abbiamo la capacità di percepire l'evoluzione, addirittura ci sono dei vini non proprio gradevoli. Sarebbe stato comunque interessante il paragone con l'annata in commercio e l'annata che ancora, come dire, si deve fare, giusto per capire come può evolvere un vino, bianco o rosso che sia. L'Etna è come una bella donna, la devi aspettare, non puoi pensare di averla subito e quindi la devi aspettare. Oggi l'ONA ha avuto anche un'idea straordinaria, quella di creare un nuovo tavolo di confronto a livello nazionale e anche oltre, come è la Convi, no? Questa consulta nazionale del vino italiano, che in questo momento è guidata dalla nostra organizzazione, perché l'idea è partita da noi, quindi Vito Intini, che è il nostro presidente, ne è coordinatore. È una promessa, l'anno prossimo vorrei tornare per vedere che cosa è cambiato, perché questo è un mondo che è in continua evoluzione, sicuramente troveremo qualcosa di meglio, qualcosa di più, qualche novità ancora. Quindi tanta fortuna a Contrade dell'Etna e ovviamente anche alla nostra organizzazione. Grazie Michele. Grazie.
was lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning ball.